cielo per me. Ed era tutta la vita che, tutta la vita che, non aspettavo che te, non aspettavo che te, mi piaci da impazzire. Oh, mi piaci da impazzire. Eccoci, eccoci qui su CRT Radio, sono sempre io che vi faccio compagnia fino alle 17 con Senti Chi Parla, un format per parlare appunto di volontariato, associazionismo, denunce ambientali qui con me ogni martedì dalle 15 alle 17. E continuiamo un po' a fare questa bellissima chiacchierata con Stefano, che vi ricordo presidente dell'ARCI Avellino. Stefano, ci siamo un po' concentrati su questi rapporti sociali, no? Quanto incide un rapporto sociale sulle vostre attività? Tu già ovviamente hai toccato questo tasto, però vogliamo entrare un po' in merito se è cambiato anche l'interscambio, ecco, tra ARCI e città. Sì, diciamo che la relazione è fondamentale sia per chi si attiva per erogare o dare un servizio alla comunità, sia per coloro che sono i fruitori di questi servizi. Diciamo che il nostro rapporto con la città è mutato notevolmente, siamo più riconosciuti e riconoscibili nel nostro agire e soprattutto la città ha riconosciuto quello che è stato poi all'interno del lockdown un servizio reale, concreto e di vicinanza che iniziava dal lunedì e si chiudeva la domenica, e non era rivolto solo alle persone che stavano a casa, abbiamo seguito anche persone che erano in quarantena, persone positive al Covid, trovavamo con le opportune dispositivi di sicurezza all'interno delle case delle persone che si sono trovate purtroppo a dover combattere questa malattia. Abbiamo seguito persone anche che erano presenti all'interno degli ospedali che dovevano fare delle alimentazioni particolari ed ogni giorno portavamo questi pasti in ospedale a queste persone che erano presenti là, oppure i semplici indumenti, perché ovviamente la paura di questo che era un male invisibile e quindi non affrontabile a mani nude non ti permetteva di fare. Da qui, oltre al discorso, come dicevo prima, di tanti volontari attivati, ci siamo trovati anche tante imprese solidali al nostro fianco che ci hanno supportato nella fase più critica, diciamo, quella del secondo step, che è stata la pandemia, nell'aiutare le famiglie che non potevano permettersi, voi perché fuoriusciti dai percorsi dei bonus che sia il governo centrale sia la regione avevano messo a disposizione, non potevano pagare né le utenze né il fitto. E attraverso donazioni di prodotti e dei pacchi che noi abbiamo allestito, le persone, altre aziende, altri singoli cittadini hanno acquistato per il periodo natalizio, siamo riusciti a sopperire a queste problematiche e aiutare circa 34 famiglie che si trovavano in questa difficoltà molto estrema. Luca, ci vuoi parlare un po' nel dettaglio della situazione della Casina del Principe? Sì, il 31 ottobre, proprio l'altro ieri, è scaduto finito il progetto Jump, sì, che era il progetto a cui era legata la convenzione con il comune di Avellino. Noi, sì, mesi fa presentammo la proposta di un patto di collaborazione per proseguire le nostre attività, ma il comune di Avellino è andato in una direzione diversa. Vorrà aprire un centro giovanile per i giovani alzante la porta dopo gli stati generali che si vogliono convocare. Questo ovviamente si parla fra un paio d'anni, e quindi ad oggi abbiamo vissuto gli ultimi giorni e giorni anche di mobilitazione per la nostra associazione, perché il dato è che ad oggi la Casina del Principe torna a essere chiusa e che ci sono tantissime ragazze che svolgono un'attività che si trovano di nuovo senza una casa. Noi crediamo che in qualche modo chi si prende se ci sono associazioni, in realtà giovani che vogliono prendersi cura del bene pubblico e restituire al territorio, soprattutto per piccoli comuni in predissesto, questa roba è una risorsa. Sul tema della sussidiarietà, dei patti di collaborazione, dei beni comuni, tantissimi
appunto tantissime realtà, tantissime amministrazioni, soprattutto quelle in predistesse e con difficoltà economiche, vanno in questa direzione. Noi pensiamo che questa realtà sia una ricchezza per il territorio, certo, e che tantissimi ragazzi in questi mesi sono presi cura in una struttura pubblica, tenendola pulita, facendo manutenzione, tagliando il prato, tenendola aperta, ad oggi si ritrovano senza una struttura e senza una casa. Quindi vogliamo fare un appello? Sicuramente sì. A questo punto, nel senso, è necessario che le strutture pubbliche siano aperte e che chi ha voglia di offrire e dare qualcosa alla città abbia l'opportunità di farlo. C'è stata una grandissima esperienza al Casino del Principe negli ultimi 2 anni e mezzo. Crediamo che questa esperienza meriti e debba avere una continuità nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Certo, e noi confidiamo in questa, che per questa nuova sede, ecco, quindi questo appello che sia arrivato a chi di dovere. Allora io colgo l'occasione di risalutare, ecco, in diretta radio Angelo Romeo. Un abbraccio forte sia a Stefanone che a Luca. Ciao Angelo, Simona Ciampi, ciao Cinzia, bello il pomeriggio di CRT. Ciao ciao a tutti. Allora ora andiamo ancora in musica, a tra poco qui su CRT Radio. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가, 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby.
CRT Working on a Dream. Radio CRT Working. Pubblicità. Studio Legale Guerriero. Lo studio legale dell'avvocato Augusto Guerriero opera in ambito civile, amministrativo e del diritto del lavoro. Effettua consulenza giudiziale e stragiudiziale a privati, imprese ed enti pubblici. Ha sede in Taurasi, Avellino, in Viale Risorgimento numero 1 e a Salerno, in Via Francesco Manzo numero 11. Telefono e fax 0827 740 80. Mobile 347 4238 203. Azienda leader nel settore, Marra Trading SRL, si occupa della costruzione e commercializzazione di nastri trasportatori e impianti industriali completi, sia mobili che fissi, ricambi civili e industriali, vaglia vibranti, cassonetti ecologici, cassoni scarrabili di ogni dimensione e accessori per questi ultimi, produzione e rivestimento di rulli e di idrocicloni di ogni misura, commercializzazione di silos europei per materiali polverosi, effettua giunzione e riparazioni su tappeti in gomma e in PVC, produttore di accessori per bobine paracolpi in gomma per camion, stampaggio lamiere, taglio al plasma e laser, effettua verniciature per grandi aziende. Marra Trading SRL è in via San Pietro, zona industriale Asi, Cervinara, Avellino. Telefono 0824 844722. Sito web www.marratrading.com. Marra Trading, per costruire solide realtà. DFD Costruzioni SRL di Fabio Barone. DFD Costruzioni opera da decenni nel settore dell'edilizia sia residenziale che pubblica, specializzata in lavori di costruzione, ristrutturazioni, lavori stradali, impiantistica, sistemazioni esterne e impianti sportivi. Azienda con certificazione di qualità ISO 9001-2008, attestazioni SOA. DFD Costruzioni SRL di Fabio Barone, sede legale Corso Italia 36 83030 Melito Irpino Avellino, mobile 338 95 70 775. CRT Radio, le nostre offerte pubblicitarie. 10 passaggi giornalieri, creazione grafica e video per le nostre pagine social. Pagina dedicata sul nostro sito web, intervista in studio o direttamente nella tua azienda. Formula personalizzata di 6 mesi e un anno. Allora blocca adesso e paghi fra 60 giorni. Cosa aspetti? Chiama il numero 339-4560-657 o il 328-8812-506. Ma puoi scrivere una mail anche a cosmoradiotaurasi@libero.it. CRT Radio, una vetrina sempre accesa sulla tua attività. A tutti una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Secondo giorno della COP26 a Glasgow e ci sono i primi due risultati, uno molto importante relativo all'accordo trovato sullo stop alla deforestazione entro il 2030. I leader di oltre 100 paesi si sono impegnati con un investimento da oltre 19 miliardi di dollari. Hanno firmato anche Bolsonaro, Xi Jinping e Putin. USA, Gran Bretagna, Germania, Olanda e Norvegia hanno invece fissato un budget da quasi 1,5 miliardi per aiutare le popolazioni indigene e le comunità locali a proteggere gli ambienti naturali in cui vivono. Niente da fare invece sulle emissioni zero. India e Cina rimandano la scadenza al 2070 e anzi Pechino ha deciso di aumentare di 1 milione di tonnellate al giorno la produzione di carbone per alimentare le centrali e far fronte a una sempre più crescente richiesta di energia elettrica. Coronavirus, è atteso per oggi il via libera dell'Agenzia del Farmaco alla terza dose di vaccino per coloro che hanno meno di 60 anni. In tal senso, oltre a un ampliamento della platea, il governo potrebbe anche stabilire per categorie le priorità di vaccinandi e dopo fragili e personale sanitario toccherebbe quasi certamente a quello della scuola. Come ha rilevato il sottosegretario alla salute Sileri, ora sono gli under 20 che assorbono un quarto dei nuovi contagi, prendono il virus e lo portano a casa.
Un gruppo di giovani aggrediti e insultati solo perché identificati come appartenenti alla comunità arcobaleno. L'episodio increscioso è avvenuto a Ferrara. Le vittime, ragazzi e ragazze tra i 12 e i 19 anni. Più grandi i bulli tra i 17 e i 25 che hanno tirato loro addosso dei petardi e fatto chiare allusioni al fascismo. Il tutto ripreso con un cellulare. Il video ha fatto il giro del web. Sporta una denuncia. Le indagini sono in corso. Il sindaco Fabri si è detto disposto a incontrare le famiglie dei ragazzi, a cui ha espresso